Amiche ed amici di Teleiride, un augurio di una buona serata. Telegram, 21 ottobre lunedì, il day after della Leopolda. Come vedete, non c'è Alessio Poggioni che salutiamo, ma presto tornerà. Ci sono io ad ammorbarvi per tutta la settimana. Ma ovviamente parliamo di Leopolda e lo facciamo con uno dei protagonisti, alla sua prima Leopolda, ovvero l'onorevole Gabriele Toccafondi di Italia Viva, che è qua con noi. Salve, buonasera. Grazie all'onorevole per essere venuto. Salutiamo anche Giacomo Salvini alla sua prima apparizione sui nostri eh, piccoli schermi, giornalista del Fatto Quotidiano. Buonasera a tutti. Per iniziare però a parlare al meglio di ciò, cosa so, di ciò che è stato eh, la Leopolda, la stazione Leopolda e tutto ciò che è successo in questi tre giorni dove Matteo Renzi ha fatto da mattatore, partiamo con la scheda di Chiara Elci. Emozionante, questa per me è la prima volta, ho soltanto 19 anni ma io con altri 400 ragazzi siamo qui da tutta Italia per decidere del nostro futuro. Voglio scoprire cos'è questa nuova cosa alternativa al PD, dare delle idee e sentire nuove idee. Si stanno aprendo le finestre, sta entrando aria viva nella nostra terra, nella nostra Italia. Mi iscriverò Italia Viva. Essere presenti, diceva Aldo Moro, ebbene dobbiamo essere per le cose che nascono, anche se hanno contorni incerti, e non per le cose che muoiono, anche se vistose e in apparenza utilissime. Italia viva è una cosa che nasce ed è una cosa che porterà l'Italia nel futuro. Così, riprendendo le parole dello statista democristiano, Matteo Renzi ha chiuso la decima edizione della Leopolda. Una Leopolda nuova, la prima sotto il nuovo simbolo. Una Leopolda viva, viva, parola ridondante, durante i tre giorni della Kermesse ospitata nell'antica stazione ferroviaria fiorentina, che quest'anno ha accolto un vero e proprio boom di presenze. Dicevano che sarebbe stato un flop e invece guardate, ha detto Renzi davanti ad un gigantesco tappeto di applausi. Una Leopolda che si è aperta parlando di Europa. Con l'appello, il primo rivolto ad Erdogan. Basta aggressioni giù le mani delle ragazze curde. E poi l'ambiente, la famiglia, la sanità, l'innovazione tecnologica, fino all'attesissima presentazione del simbolo condivisa con tutti coloro che in questo progetto hanno creduto fin dall'inizio. Proprio come una nuova casa che viene costruita mattone dopo mattone, dove il terreno è ben saldo e l'entusiasmo spinge un po' più su. E nel suo intervento finale, Renzi tocca i temi più caldi, da Salvini al quale dice: Goditi il papel caro omonimo che a governare il paese, ci pensiamo noi al rapporto con il PD. Non voglio fare polemica, dice Zingaretti e Franceschini, rimangono amici come chi non è venuto in Italia viva perché noi non siamo una setta. E ancora l'obiettivo di cambiare quota 100, citato anche nell'applauditissimo intervento del ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova, fino alla promessa la legislatura va avanti. Chi dipinge noi, come quelli che vogliono staccare la spina, si sbaglia, ha gridato dal palco. Il treno della legislatura arriva al 2021. Chi vuole scendere prima può farlo. Non avere paura, la canzone di Tommaso Paradiso accompagna i saluti finali, un po' come un mantra, un augurio o una certezza. Non avere paura, appunto, perché, ha detto Renzi, oggi siamo pronti a guardare al futuro, perché qui c'è un popolo che non ha paura di dire quello che pensa. Un popolo che non ha paura di dire quello che pensa, onorevole Toccafondi. Che Leopolda è stata per lei la prima, eh, diciamo, lì nella casa dove è nato il Renzismo. Eh, che Leopolda è stata questa Leopolda numero 10, tanti volti nuovi, tanti volti che eravamo, che eravamo abituati a vedere dentro la Leopolda e diciamo cosa, cosa gli è rimasto? A me è rimasto quello che abbiamo visto anche nel servizio: tante persone, tanta gente, tanti giovani, ma anche meno giovani che Avevano voglia di parlare di cose concrete e nella tre giorni questo è stato: ehm, dagli ospiti ehm, ai tavoli e non solo al discorso di Teresa Bellanova o di Matteo Renzi. Abbiamo fatto politica perché questo è la Leopolda X, è la nascita di un partito di Italia Viva. Quindi, io l'ho vissuta per quello che è, per quello che, che è stato: il varo di Italia Viva ma l'ho vista e l'ho vissuta anche nei tavoli a cui ho partecipato il sabato come un eh, momento di popolo che esprime il proprio parere su più di 50 tavoli, quindi 50 argomenti. Ehm, della Leopolda si può, almeno di quella che ho visto io, si può parlare della Leopolda o sulla Leopolda e vedo che anche molta carta stampata ragiona sulla Leopolda. Forse chi c'è stato può raccontare la realtà dei fatti, cioè quello che avete fatto ascoltare e vedere voi con il servizio. Preferisco parlare della Leopolda, cioè di chi c'è stato oggettivamente, ha parlato con le persone, che sulla filosofia di quello che potrebbe essere. Io qui mi aggancio a Salvini. Eh, che, ehm, che Leopolda si è visto da fuori, da, ovviamente da spettatore? allora intanto rispetto a quello che diceva l'onorevole Toccafondi, io vorrei dire che mh, credo si debba parlare sia della Leopolda ma anche sulla Leopolda, perché credo che sia, vada fatto anche, un discorso più complessivo, perché è chiaro che la Leopolda pone e manda dei messaggi e li ha mandati anche verso l'esterno. Sabato abbiamo avuto due piazze. Abbiamo avuto a Roma la piazza di Salvini e uh, venerdì, sabato e domenica quella di Renzi e la Leopolda. Forse. Eh, bisognerebbe anche iniziare a dire che le pagine spese sui giornali sulla Leopolda 10 sono state anche eccessive per un partito che ha il 4% secondo i sondaggi. Detto questo poi io vorrei far notare due cose sulla Leopolda. La prima è che è stato, come diceva l'onorevole Toccafondi, l'atto fondativo di un nuovo partito che è formato da molti che fino a ieri stavano dentro il Partito Democratico e è stata nato da un'operazione di palazzo che, lo abbiamo già visto da, da, dai primi spunti che vengono fuori a partire da Quota 100, un'operazione nata con due scopi. Da una parte avere un peso politico molto forte nel governo, anche con l'obiettivo in parte di logorarlo, come stiamo vedendo appunto su determinati punti programmatici. Dall'altra, lo ha detto Renzi nel suo discorso, Finale, cioè quello di fare quello che in Francia ha fatto Macron, che però, diciamo, vediamo se porterà bene. Diciamo, Macron adesso è in grossa difficoltà. Eh, faccio notare un'altra un cosa, cioè che Renzi ha proprio chiamato a sé ceto politico e anche lettore di quello che era il vecchio centrodestra berlusconiano. E quindi, diciamo, forse è la chiusura di un cerchio rispetto alla prima Leopolda, quella del 2010. Faccio notare anche un altro elemento, cioè che eh, nella, la prima Leopoldo 2010 il motto era Prossima Fermata Italia. Adesso è Italia 2029. Come dire adesso l'Italia l'abbiamo presa, dobbiamo guardare al futuro. Ecco, su questo io ti, ti interrompo perché voglio allora. eh, comunque ampliare quello che hai detto te. Parlevamo, parlavi di, 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 diciamo del bacino dove è andato a pescare anche Matteo Renzi, e qui eh, rifaccio un'altra domanda all'onorevole Toccafondi. Eh, chi può andare a interpellare Italia Viva? perché abbiamo visto eh, tante anime tra l'altro ieri sera Nicola Danti lo facciamo per dirlo ai nostri telespettatori ha aderito, è il primo europarlamentare parlamentare eh, di Italia Viva quindi chi può andare a prendere Italia Viva? Chi, chi sono le persone che possono andare a votare Italia Viva? perché io ho intervistato qualche ragazza qualche ragazzo che era lì e mi ha detto ah, io non ho mai fatto parte di alcun partito oppure chi mi ha detto che veniva da altre aree quindi chi può intercettare e se può essere diciamo, un polo a parte eh, rispetto più a, anche spostato più verso destra rispetto al centro-sinistra? Chiaramente quando si fa politica si parla a tutti gli elettori, a tutti gli italiani. Eh, un particolare riferimento in questo momento lo si fa a tutti coloro che non si sentono rappresentati e non si riconoscono in una sinistra, in un PD che è schiacciato sempre più a sinistra, che eh, ha intenzione di fare un... Uh, quindi, un cartello elettorale duraturo nel tempo e ovunque con i 5 Stelle. E noi invece diciamo: con i 5 Stelle facciamo un governo di emergenza per evitare l'aumento dell'IVA, per ristabilire rapporti di vicinanza e di buon vicinato con l'Europa, per risolvere il problema non semplice dell'immigrazione, lo possiamo solo fare insieme ai partner europei. Insomma, per ritornare a una politica del buon senso, non delle urla e del nemico a tutti i costi. E dall'altra parte, se questo è l'attuale centro sinistra che dialoga con i 5 Stelle, c'è un centro destra che ha perso il centro. È obiettivo, e siccome io vengo storicamente da quel versante lì, ehm, che ho lasciato nel 2014, ma non posso non ricordare che il centrodestra, eh, trainato da Berlusconi e da Forza Italia, era un centrodestra liberale, che puntava sulla persona, sull'imprenditore, eh, sulla sussidiarietà, anche sull'accoglienza, senza paura, adesso sono parole vuote, assolutamente vuote, di centro, di moderato, di ragionevole, di buonsenso, mi sembra abbia nel tempo gradualmente perso tutto e con la piazza... Eh, a Roma eh, di domenica ha perso completamente quel perno lì. Non a caso si parla di no euro, perché io lo voglio ricordare: cioè Salvini si è presentato in Europa con Lega Nord no Euro. È stato eletto sei anni fa ormai, cinque anni e mezzo fa, ehm, al Parlamento europeo con una lista così e in Parlamento ancora siede tal professor Bagnai che è il teorico dei no euro. Eh, Sull'Europa sappiamo che cosa pensa Salvini, e Forza Italia eh, cosa c'entra con questi slogan e con questi concetti e cosa c'entra eh, Forza Italia anche con eh, altri temi. Salvini che sventola il rosario, eh, l'ho più volte detto io da cattolico, è la cosa che meno sopporto perché il cristianesimo non è un rosario che si sventola. E non è che i valori si dimostrano sventolando un rosario da un balcone o da un palco, ma sono sulle azioni concrete. E se si è per la difesa della vita, dalla nascita alla morte, insomma, questo vale sempre, anche se la persona è eh, libica, è su un balcone o attraversa il deserto puntando tutto, magari sui bambini più piccoli perché non si hanno soldi per pagare la traversata. Quindi a me. Differenzia tutto da questa destra, e penso proprio che tanti elettori, e non solo dirigenti del fu centrodestra, non possono andare dietro il nuovo, la nuova destra guidata da Salvini. Ecco guardando anche. Dove chi andrà con chi? Eh, C'è, dovrebbe essere eh, la regia Emanuele Bartolini, se me la manda. C'è una grafica con un sondaggio di termometro politico di questa mattina, eh, dove praticamente, eccolo qua, vediamo eh, la Lega che eh, ha comunque confermato oltre il 34%. Siamo al 34%, il PD siamo sul 19,2%, un calo dello 0,2% rispetto a settimana scorsa. Lo 0,5% in meno per il Movimento 5 Stelle al 17,7%, Forza Italia al 5,5%, Fratelli d'Italia al 7,8%, Italia viva al 5,2%. Sondaggio di termometro politico di questa mattina. Salvini, dove può andare Italia Viva anche se Renzi ha detto che alle prossime tornate di amministrative non sarà presente eh, all'interno delle, delle varie liste presentate? Ma intanto io credo che Renzi adesso ha già cambiato opinione su questo, perché già in Emilia e in Toscana, ieri è venuto fuori dalla Leopolda, che in Toscana molto probabilmente poi Italia Viva ha una propria lista, probabilmente a sostegno del Partito Democratico ci sarà. Dove può arrivare? Ovviamente non lo so, nel senso che non, sono, non voglio arrivare a fare pronostici, però faccio notare appunto che... Eh, credo che voglia puntare almeno alla doppia cifra, questo diciamo, è il, il minimo eh, a cui può puntare considerando anche i, diciamo, i proclami e, e diciamo, anche la leadership forte di Matteo Renzi. Io credo che però possa farlo solo nel lungo periodo, cioè nel breve periodo questa è un'operazione che eh, ha un solo obiettivo, come dicevo prima, cioè quella di farsi pesare e pesare all'interno delle decisioni di governo, imporre i propri temi e anche diciamo, avere un potere, passatemi il termine, di ricatto tra virgolette nei confronti del governo perché abbiamo già visto che le, fi le fibrillazioni di ulti delle ultime ore eh, nei confronti appunto del governo Conte. Credo che questo sia l'obiettivo nel, nel breve periodo. Nel lungo periodo vedremo, penso che possa puntare al massimo alla doppia cifra, perché comunque un partito di centro o rifai la democrazia cristiana, ma credo che non siamo proprio nel periodo del siamo più nel periodo della polarizzazione, per cui spesso le forze politiche che polarizzano hanno più consenso. Vedremo cosa succederà, prendiamoci però 50 secondi di pubblicità, torniamo subito con l'onorevole Gabriele Toccafondi, Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano e tra pochissimo anche Giacomo Guerrini. A tra poco. Prova, prova, mi senti? Mi sentite? Eccolo! Vai! 30 secondi si parla! Vai! Seconda parte di Telegram, qui in studio con noi l'onorevole Gabriele Toccafondi di Italia Viva, Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano e in collegamento il nostro collaboratore e presentatore della Tara, Giacomo Guerrini. Ciao Giacomo! Eccoci qua ora se c'è la regia, se ci sistema perché eccolo ora funziona. Ciao Giacomo, che è Leopoldo è stata? Ti chiediamo un bilancio di questa manifestazione che ha visto veramente coinvolte tantissime persone in questo weekend. Beh, è un bilancio parziale perché io lo confesso non l'ho seguita tutta, ne ho seguita una parte, è stata sicuramente una Leopolda molto partecipata, è stata eh, come dire l'ennesima edizione nella quale eh, si sono registrate presenze, presenze importanti e significative, probabilmente è stata la più partecipata diciamo rispetto alle altre, ma non scopo nulla, è stato il percorso fondativo di questo nuovo partito Italia Viva con tanto di simbolo e di discorso da. Non so se cosa avrà Italia Viva, se un segretario, un presidente, insomma, di Matteo Renzi che comunque ha tracciato un po' il sol e lo scenario nel quale questa nuova forza politica punta a muoversi ecco io ti faccio una domanda anche un po' diciamo tra virgolette eh, piccante nel, nel tema politico ovvero ehm, durante il discorso alla stampa di Maria Elena Boschi eh, Boschi ci cioè dovrebbe essere la grafica della regia ha detto il PD è il partito delle tasse la domanda è Maria Elena Boschi rinnega il PD oppure eh, è un atteggiamento che si può condividere quello eh, di Boschi Beh allora io intanto lì in studio avete capire Toccafondi, mi sembra che abbia centrato un po' meglio quello che deve essere la sfida, che dovrà essere la sfida di questo partito, che non sarà quello eh, di, di, di svuotare il PD di consensi, ma quello di riempire Italia viva di consensi che stanno da un'altra parte, perché se la matematica non è un'opinione, in questo momento c'è il centrodestra o la destra, come direbbe Toccafondi, in Italia è maggioritaria, comunque oltre il 40% Se il centrosinistra sinistra vuol tornare ad avere una chance per governare deve crescere e deve crescere eh, al centro e quindi credo che questo sia il compito di Italia Viva. Diciamo che Boschi è stata quantomeno ingenerosa nei confronti del Partito Democratico perché insomma ricordiamo che Maria Elena Boschi è stata eletta nel PD a Bolzano in un collegio ultrasicuro, se non sbaglio era candidata in, molti altri, in molte altre liste al proporzionale e quindi insomma eh, al PD qualcosa Maria Elena Boschi ed altri devono. Uh, non so se, se questa debba essere la strategia migliore, cioè quella da parte Italia Viva di attaccare il PD e non invece di guardare al centro dove probabilmente ci sono delle praterie. Non a caso Salvini, che è stato l'altro grande protagonista del fine settimana con la piazza a Roma, eh, ha incentrato il suo discorso in buona parte eh, rassicurando gli elettori dicendo che quella non era la piazza di fascisti e di razzisti ma era un popolo moderato alla ricerca di... La riconquista del governo. Grazie mille a Giacomo Guerrini, lo ringraziamo per essere stato con noi e aver dato ovviamente la sua opinione su quello che è successo. Grazie, a Giacomo. Ci ritroviamo ovviamente sabato con la Tara insieme qui su Teleiride. E ovviamente. Grazie a voi. Torniamo in studio con Gabriele Toccafondi. Condivide il discorso di Guerrini? Beh, sì, in parte lo, 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 facevo, lo facevo prima, quindi è, è giusto e sottolineo. Una, un passaggio di, di Guerini, cioè il, um, il tema Salvini eh, in piazza eh, ha iniziato a fare quello che adesso tenterà in tutti i modi, cioè di dimostrarsi moderato. Non a caso sull'Europa ha già detto l'Europa è intoccabile, no? ci stiamo bene, è un percorso irreversibile, è alla faccia. Cioè, ti sei candidato cinque anni fa con i non euro? Hai detto fino a ieri al governo di tutto e di più contro l'Europa, non, non, da parlamentare europeo lasciamo stare cosa non hai fatto e cosa non hai proposto sul tema dell'Europa, per un anno e mezzo hai sparato insieme al governo e con i coi 5 Stelle, ma te direttamente contro l'Europa e ora diventa il moderato che dice quasi viva l'Europa, non ci siamo, però tenterà di farlo, anche perché con il 30, 33 o 34% ha già fatto quello che doveva fare sulla destra e adesso tenterà la fase 2, cioè quella di aggredire un, un, un popolo, un elettorato più moderato. Anche per questo c'è da dire al PD che non si può aver paura di un alleato di governo che, che, che ha votato la fiducia, che vota la fiducia a questo governo, poi manovra di palazzo o meno, come dire, questo ognuno si fa un giudizio, eh, che dice lavoriamo bene ma lavoriamo rispetto a un pericolo che si chiama destra, che si chiama Salvini. Quindi per me in questo momento dare a loro il governo del paese è un pericolo e non mi vergogno di dirlo rispetto alle idee che hanno. Rispetto alle idee che hanno, prima Salvini diceva, il nostro Giacomo, non, non Matteo, eh, parlava comunque di un partito dalle basse percentuali. Eh, quindi io ritorno sulla domanda con cui abbiamo chiuso la prima parte: dove va Italia Viva in questo momento e eh, se si può diciamo, attestare comunque come una vera forza eh, importante nel panorama politico italiano? Perché comunque abbiamo visto prima nel sondaggio: eh, siamo già almeno a qua, al primo, ai primi sondaggi al 5%. Dove va? Qual è il percorso che Italia Viva vuole fare eh, in questi prossimi? I prossimi diciamo 3-4 mesi che poi porteranno alle elezioni regionali in, in tante regioni d'Italia? Il fatto come dire, che il sondaggio che avete fatto vedere ci dà a oltre mi sembra, il 5% un partito che in definitiva ha scoperto il suo simbolo due giorni fa. Che, in la regia dovrebbe avere anche le immagini eh, del simbolo mentre continuiamo la nostra discussione per farlo vedere. Dimostra che lo spazio politico c'è, poi come sempre gli spazi politici vanno eh, coperti, vanno aggrediti da una parte. Eh, non solo con il simbolo, non con lo slogan, ma mettendoci delle idee. Il tema delle tasse per noi è fondamentale. Eh, in una stagione in cui l'Italia sta va ripartendo, prima del governo Conte 1, <ride> poi le percentuali, il PIL e le statistiche ci hanno dimostrato che si è fermato tutto, eh, ha bisogno non di più tasse, ma di meno spese. Sul tema dell'IVA, eh, signori miei, abbiamo votato il Conte Bis, abbiamo formato un governo per emergenza nazionale per non far aumentare le famose 600 euro all'anno. In più di eh, aumenti IVA a famiglia. Eh, io non so se il PD è il Partito delle Tasse o meno, di sicuro in una discussione più di una volta sui vari tavoli di maggioranza qualcuno la proposta di rimodulare alcune aliquote IVA l'ha fatta e noi non siamo d'accordo. Questo è un governo che era nato come principale obiettivo quello di neutralizzare e sterilizzare l'aumento dell'IVA e quindi per noi è stato... Un tema molto caldo e così come l'aumento della pressione fiscale. Questa è una legge di bilancio che un minimo di pressione fiscale ce l'ha. È proprio il caso? E stiamo continuando a dire che forse è il meglio prima rivedere la situazione delle spese, Ministero per Ministero, quindi non un taglio lineare a tutti, ma forse qualcosa si può fare prima di aumentare le tasse da una parte o dall'altra sulle partite IVA sulla piccola e media Medi impresa, impresa oppure sulla casa per esempio certo e tornando invece dal nostro Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano parlando eh, diciamo di chi può di, del mondo che può prendere Italia Viva a livello anche di voto e a livello anche di deputati che ci sono già eh, la domanda è la, gli attacchi sia di Maria Elena Boschi che di Teresa Bellanova del ministro eh, fatti contro il PD come li vede? Come li vede? e soprattutto eh, diciamo c'è un'area del PD che è quella riformista che invece guarda Italia Viva, guarda con favore Italia Viva. Come vede queste due, diciamo, due facce della stessa medaglia? Certo, no, ma allora il, il discorso eh, che faceva l'onorevole Toccafondi eh, ha, ha un suo senso e conferma un po' quello che dicevo prima. Cioè la Leopolda 10 è la chiusura di un cerchio iniziato appunto dieci anni fa sulla tendenza a cercare un elettorato moderato. Quindi moderato significa recuperare quegli elettori di centrodestra, ma non solo elettori, anche quella parte di ceto politico, tant'è che soprattutto nei giorni prima della Leopolda è venuto fuori che Renzi ha detto il prossimo anno spero che venga la Mara Carfagna alla Leopolda numero 11. Quindi diciamo, la, secondo me l'obiettivo di Italia Viva e di Matteo Renzi è proprio cercare di pescare in quell'elettorato lì, quell'elettorato che non si non si rivede più nell'alleanza sovranista Berlusconi-Salvini-Meloni. Dall'altra parte io credo che poi il problema è che non è detto che poi riesca a sfondare, perché questo è un obiettivo che Renzi si è posto da anni, non è un obiettivo nuovo e, lo abbiamo visto nei risultati elettorali, non ci è mai riuscito per cui Renzi riusciva a prendere voti da quell'elettorato PD, che comunque era un elettorato dello zoccolo duro, che continuava a votare PD e si andava a turare il naso nonostante il segretario fosse Renzi. Volevo dire anche un'altra cosa, permettimi un appunto su, su, sulle tasse. Credo che abbia ragione l'onorevole Toccafondi quando dice che vadano eh, posti de, de, diciamo delle idee e la Leopold è stata una fucina di idee da un certo punto di vista. Viene però il sospetto che se le idee vengono fuori adesso e vengono fuori attraverso dei moniti anche rispetto a quota 100, rispetto alle partite IVA, rispetto all'evasione fiscale più che idee, sia, diciamo, siano delle fo sia una forma di eh, pesare il governo e dire e iniziare a dire ma guardate fermatevi un attimo il, sembra che l'obiettivo di Renzi sia di fare le scarpe a Conte perché la manovra lo sappiamo è già stata varata è già stata mandata a Bruxelles e un conto è farlo adesso un conto è farlo che so, a gennaio a febbraio quando iniziano i ragionamenti rispetto al DEF che deve essere presentato in aprile quindi io diciamo è chiaro, penso che i cittadini vedano in, queste, in quello che è venuto fuori dall'Europol anche in un sospetto cioè quello che in realtà sia un'operazione politica fatta da Renzi e dai suoi per cercare di arrivare al governo. Una replica? Allora, sul tema mh, tasse, è vero, noi siamo arrivati dire, in corso, corso d'opera con, con Italia Viva, eh, in tutti i tavoli possibili e immaginabili, compreso in Consiglio dei Ministri, i nostri rappresentanti hanno più volte sottolineato quello che poi Renzi e non solo hanno sottolineato sui giornali, quindi non è la prima volta che sul tema IVA battiamo i pugni sul tavolo metaforicamente, ma diamo le ragioni, e anche sull'attenzione alla pressione fiscale. Ribadisco, è ragionevole in questo momento di eh, anche recessione, perché i dati eh, della Germania parlano chiaro, eh, aumentare la pressione fiscale anche di poco può e rischia di generare un meccanismo non virtuoso per l'economia nazionale. E noi su un punto più di una volta abbiamo sottolineato la necessità di rivedere, che è quota 100, che è una misura spot del precedente governo, anzi di Salvini, su tre anni, quello che voleva abolire la Fornero, eccetera, eccetera, è riuscito a fare questo per 100.000 persone, perché questa è la platea di quota 100, che possono andare in pensione prima e non le categorie più svantaggiate, ma su un limite di età, 100.000 persone possono andare in pensione prima, costo 3 miliardi. Noi forse riusciamo a abbassare il cuneo fiscale, cioè a lasciare più denaro ai lavoratori, perché questo è indirettamente la misura, per 2 miliardi e mezzo, forse 3 non era più giusto in questo momento dare più risorse ai lavoratori, magari raddoppiando il tema del cuneo fiscale? certo eh, dicendo che il 100 non era più il caso, quindi ci voleva coraggio. Ci vuole coraggio. Quindi, noi spieghiamo le nostre ragioni e le spieghiamo. Cioè abbiamo delle ragioni, quindi, non lo facciamo per gridare degli ultimatum al governo, eh, facciamo delle proposte e le spieghiamo. Questo è far politica. L'altro aspetto è, sì è vero, è stato approvato il bilancio, salvo intese, una legge di bilancio in Consiglio dei Ministri, segno che qualche spazio c'è, poi sarà il Parlamento, come è sempre è stato, anche con degli emendamenti, certo che non rompono, che non scassano il bilancio, però iniziamo anche a ragionare, anche perché, come giustamente diceva Salvini, il Salvini Studio dico sempre io. <ride> E, eh, poi c'è, da gennaio in poi si prosegue, questo è un governo per quanto ci riguarda che arriva fino al 2023, come Renzi giustamente ha ricordato anche la Leopolda, è importante l'anno 2022 perché eh, si rinnova la presidenza della Repubblica, però per noi ha una scadenza lunga, certo è che non si può vivacchiare, non si può galleggiare, bisogna essere come dire, visionari nel senso buono. Quindi vedere le cose che non vanno, quindi non penso che ci siano dei tabù rispetto a quello che è stato fatto in 14-15 mesi dal precedente governo, anche perché guardate dove ci hanno portato. Ecco, vedremo cosa succederà in Italia. Prima di chiudere io ritorno dall'onorevole Toccafondi perché torniamo un po' sulla cronaca, chiudiamo l'argomento Leopolda perché ieri è stata trovata morta, è morta una ragazza di 19 anni, Erika Lucchesi nella discoteca eh, Mind, il vecchio Jais, famosissimo, eh, ad Empoli, si dice eh, per cause legate alla droga alcuni presenti sul posto dicono che lei abbia comprato queste pastiglie che poi l'hanno portata al decesso. Eh, lei onorevole da sempre impegnato nella lotta alla droga, come diciamo, vede questo fatto e c'è diciamo, un'emergenza droga tra i giovani? guardi diciamo, c'è un'emergenza dipendenze. Eh, come non mai. È da sottosegretario all'istruzione me ne sono sempre occupato e ribadendo insieme al mondo della scuola e non solo, che dovevamo agire su due fronti. Il primo chiamato brutalmente della repressione, cioè dei controlli. E il secondo è educativo, cioè spiegare ai ragazzi, ed è quello che più mi interessa e continua a interessarmi, spiegare ai ragazzi che le dipendenze non portano a niente, di alcol, di droga, di sostanze, eh, ma, ma anche di, di videogiochi, eh, di social, di gioco d'azzardo, le dipendenze. C'è un'emergenza educativa, eh, è, è oggettivo e basta vedere le cronache eh, quotidiane che poi, eh, poi si, si vede anche alcuni effetti, ma è la parte che sta prima, una ragazza che tutti descrivono come normalissima, brava, bravissima, una bella e brava compagna anche di scuola, e finita come è, com è finita. Io ricordo sempre i dati, non miei, ma dall'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, che nel 2018, quindi l'ultimo dato statistico, uno studente su tre ha dichiarato di aver assunto almeno una sostanza nella vita e tre ragazze su dieci lo fanno periodicamente. Si inizia a 15 anni e in aumento l'uso di sostanze, soprattutto droghe, e di varia natura, e mix con altre sostanze come il tema dell'abuso dell'alcol, molto più ora le, le, le ragazze che i ragazzi. Ehm, si inizia a 15 anni, cioè il 60% degli insomma, degli sono so ragazzini. Se si inizia la comunità media a 15 anni, e quindi mi fa eh, preoccupazione tutto questo, e non possiamo voltarci dall'altra dall parte, anche perché le droghe, le, la droga, gli abusi, le dipendenze distruggono la vita, il fisico dei ragazzi, ma anche la vita, la vita loro e delle loro famiglie. Grazie mille, il tempo a nostra disposizione finisce qua per questa puntata di Telegram, grazie mille all'onorevole Gabriele Toccafondi per essere grazie stato a voi. con noi, grazie mille a Giacomo Salvini del Fatto grazie. Quotidiano, noi ci ritroviamo ovviamente domani dalle 19.35, sempre qua sul canale 96, sempre qua a Telegram, ciao!